2,20. Bene. Manca una vite. Manca un'altra vite. Manca un'altra vite ancora. Ma qua c'è un cambiatensioni. Probabilmente dietro questa etichetta. Fantastico. Ops. Chissà che spinotti andranno qui. Io non conosco queste spine. Sembrano dei pirli a banana col cazzo esterno. Non ho mai visto questi spinotti. O meglio, ne ho un vago ricordo, però. Però conviene aprirlo. Mancano tante viti. Forse c'è solo una vite che lo tiene chiuso. Ed è una vite spanata. Questa vite è uscita tirandola. Sembra bellino e simpatico questo Lael oscillatore modello 145, Lael Milano. E a quanto vedo si apre facilmente. Wow, è una scatola metallica. Guardate che bello, due valvole, un condensatore variabile, ma che beltà, che gioia, cavolo, ma queste sono batterie, che cazzo sono? No, sono microfaro, questi sono condensatori, che montaggio, il montaggio analogico, l'occhio della madre, la carrozzella col bambino. Condensatori 1 e 2, questi sicuramente, 3, 4, questi sicuramente rompono i coglioni. E poi dovrebbe esserci un raddrizzatore da qualche parte, un selenio. Selenio? Dove sei, selenio? Ah no, c'è la valvola, che cazzo sto dicendo? Raddrizzato con la valvola. Ci sono condensatori. Sapete che vi dico, io questo lo accendo così com'è. Rete, c'è il tasto rete, il pulsante rete, coperto però, quindi forse hanno cambiato mod int escl mod int e questo qua lo metto qua e gamba, accendiamo la gamma A che sono kilohertz, non si capisce cosa sono, kilohertz e megahertz. 170, 500, 1000, ma questo è proprio un modulatore radio. ABCDEF, poi andiamo sui megahertz. ABCDEF. Attenuatore. Vediamo cosa dice di questi condensatori, semplicemente con una misura empirica a cazzo, perché ormai noi ci siamo dati al totale empirismo, cioè fare le cose a cazzo di cane. Sembra caricare, poi se vado al contrario lui, un cazzo. Sapete che c'è? Io me ne sbatto e accendo. Che cazzo me ne frega a me? Empirismo. Ed è acceso. Il LED si è acceso, la valvola si è accesa. Vedete? Non percepisco dolore. Vediamo se ottengo della tensione qui. 104 volt in salita. 107, 108. Va bene. Spegniamo. Riaccendiamo. Vedo già delle temperature. Vedo
questi condensatori quadrati freddi, la valvola calda, l'altra valvola calda, e qui, e qui niente, qui è tutto freddo. Questa resistenza è calda, è a 65 gradi, 70 adesso. Potrebbe essere normale, chi lo sa? Rosso, 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 2200 ohm. Perché scalda così tanto? Siamo a 74, 77. Io sto lasciando acceso. Qui ci sono delle resistenze calde, ma il resto è normale. Andiamo sotto se abbiamo delle cose emananti calore, ma pare proprio di no. Il trasformatore è tiepido, è a 43 gradi, una resistenza a 44 e qua sembra tutto a posto. Spegniamo ancora. E a questo punto, che dire, questo coso sembra funzionante. Vediamo se qua misura una tensione. Niente. Proviamo di nuovo. 149 volt di qua e di qua 173 meno 173 150 qui positivo e negativo 174 e quindi tra qua e qua 200 no meno 23 174 interessante. Le valvole sono accese. Secondo me questo coso già funziona di suo. Non sarà magari preciso? Chi lo sa. Però sembra andare. Qui abbiamo una simpaticissima lucina verde. Come vedete fa accendi e spegni. E qui a questo punto noi avremmo una modulazione che potremmo probabilmente sentire con una radio. Ed ecco una radio del cazzo. Che setterò. Setterò qui. Vediamo se riusciamo a percepire. Moduliamo. Allora. Diciamo attorno ai 1000 kHz, attorno al megahertz. E quindi dovremmo essere qua. Eccola. Questo coso modula. Questo coso sembra. Ecco. Bene. Modula con armoniche. Questo non fa un cazzo. Come mai? Però gira. Bene, vediamo se per caso lo riceviamo anche sull'SDR. Con l'empirismo attacchiamo dei fili a cazzo, proprio a cazzo, facendo contatto con un cacciavite ficcato dentro così, e attaccandoci qua a cazzo, tendendo il filo qui sul VD40. E proprio l'empirismo vige.
No, sul tetto non ci arriva. Servirebbe proprio un'antenna. Ecco che qua è storto. Storto l'indicatore, vedete? Questo indicatore è storto. Vediamo se riesco a collegare al volo un'antenna. Ed ecco che riusciamo, non so se sentite il... Vedete, si vede spostare, se mettessi a fuoco. Ecco, come vedete, sto sintonizzando la mia manopola qui. E metti a fuoco, cane! Come vedete, questo segnale che sposto sono io che sposto la manopola. 990 MHz, no, 990 kHz, fanculo il tester che si spegne, mentre qua me ne indica 1000 e qualcosa, perché questo coso è starato, oppure lui è starato. E quindi, che dire, lui funziona, necessita di una piccola taratura. Vediamo se riesco a togliere questo e girare il pirlo. Logicamente queste viti del cazzo non pensano minimamente di aprirsi, quindi devo per forza prendere un cacciavite pazzesco e usare violenza proprio, usare la violenza. A volte veramente uno cerca di fare le cose in modo tranquillo, ma poi l'odio. L'odio nasce spontaneo, viene richiesto. È richiesto l'odio. Viene richiesto il vero e puro odio nello smontare le cose. E quindi non ci resta altro che cedere all'odio e alla violenza. Noi ci proviamo a fare le cose con calma, senza bestemmiare, ma non c'è assolutamente, non c'è soluzione. Sempre l'odio che vince, l'odio vince. Ora vedete, questo coso non si toglie, perché? Perché c'è la maniglia del cazzo qui. C'è sta maniglia del cazzo, cane. Meno male che è venuta via. Bene, il vetro è tenuto bene, adesso questo lo puliamo per bene. C'è proprio dello sterco sopra, dello sterco. Non so se lo vedete nei con i riflessi, lo sterco. Se io questo lo giro tutto, vedete, è troppo avanti. Questo dovrebbe stare all'indietro. Però per fare ciò immagino di dover aprire questa vite che non si apre, ecco, ora si è aperta, e ora lo posso regolare. Però come lo regolerò? Lo accendo, lo spengo, lo riapposo, lo ricollego, rimetto questo aborto di antenna, lo riaccendo, vado sui 900, che non vedo più perché il monitor ovviamente è andato in power saving. Porco, porco, vaffanculo, maledetto. Ecco, siamo sui 900. Ecco, andiamo sul 900. Siamo sui 900 lì e dobbiamo metterci sui 900 qui. Questo è un armonica a mai finire qui. Ecco, questo è lo zero. Andiamo sui 900. Ma questa cosa è tutto starato. Allora, questo dovrebbe andare su. Oddio, qua in teoria c'è. Vabbè, probabilmente non è questo il metodo migliore per tarare questo coso. Io non ne so nulla, dovrei studiarmi lo schema elettrico che ho recuperato forse da Radio Museum e quindi non saprei. L'unica cosa che si può fare qui è giocare, giocare, ma qua ci sono regolazioni da fare, condensatori da cambiare e non so se mi va di rimetterlo a posto. Una cosa è certa però, di sicuro è un bell'oggetto, quindi forse merita un po' di attenzione, perché è bello, spesso
Speravo modulasse in audio anche, fosse anche un oscillatore audio, ma in realtà no, è solo un oscillatore modulato. Questo è utile per riparare le radioline, le radio in generale, per tarare cose. E quindi chissà che non lo rimettiamo a posto. In fondo si tratta di pochi componenti, presumendo che le valvole siano ok. Io qua vedo due elettrolitici che sembrano quasi delle batterie, e poi un pugno di questi qua in catrame e vetro e carta, vetro, catrame, sterco, feci. Ce ne sono due nascosti lì sotto che sarà un braccio in culo sostituire. Ce n'è uno qui da 2000 picofarad e per il resto niente, nient'altro. Sono resistenze, ci sarebbero questi che magari, questi probabilmente vanno ancora, dovrebbe essere a mica cazzi. E poi qua ci sono delle tarature che è meglio non toccare, secondo me. Però forse purtroppo bisognerà metterci le mani. Le valvole si accendono e quindi le do per buone, perché comunque ha fatto cose. E poi qua c'è un altro tarino, un taraturino, un piccolo condensatore variabile, di cui però me ne sbatterò il cazzo. E qui abbiamo invece la lampadina che si muove a cazzo, perché come vedete è stato anche avvolto il filo al suo interno. Questa lampadina va sistemata e il filo è saldato proprio a coppola di gran cazzo qui, con una saldatura che balla, quindi saldatura fatta male, fatta veramente male. Qui ci hanno messo le mani. Questo coso merita una piccola sistemazione, mi sa. Stavo cercando di capire cosa fare con questo oggetto, perché sto rimettendo a posto la lampadina che ballava nel suo alloggiamento qui, e allora mi sono detto, beh, allora mentre ci sono facciamo un recap. 1, 2, 3, 4, 5. Però mi sono detto che è talmente carino che vorrei tenerlo così com'è, originale. E poi devo riflettere su una cosa, e devo riflettere, e se devo riflettere devo andare di qua per riflettere. Ecco, ora posso riflettere, e riflettendo devo dire che non mi serve, cioè non mi serve, ce l'ho già un oscillatore modulato che funziona, e quindi cosa me ne faccio di un altro oscillatore modulato? Non saprei. E ora riflettendo, infatti sto riflettendo, vedete, questo è il mio riflesso, perché io rifletto, e riflettendo non ho bisogno di un altro oscillatore modulato, ma c'è un altro amico che forse ha bisogno di un oscillatore modulato, e credo che glielo manderò, così magari se vorrà potrà fare lui un video in cui recapperà e tarerà questo oggetto, che probabilmente va tarato. Quindi non so se recapparlo o darglielo recappato. Adesso ci penso un attimo. Non so cosa fare. Una parte di me lo vuole recappare, un'altra parte di me vuole sbattersene, cazzo e palle. Cosa fare? Io rimonterò la lampadina e lo lascerò così com'è. Ho deciso, farò così.
maledetto. Bene, la bestemmia risolve sempre. Allora, guardate come sono costretto ad avvitare questa merda con una tenaglia. Porco! Ok, ricollegato, rimessa la lampadina, qua condensatori non cambiati, riaccendiamo, giusto per sicurezza. Si accende, filamenti accesi, molto bene. Lampadina solida, fissa, ok così. Magari do una sistemata a questo cavo che è un po' spellato, che non è proprio il massimo. Potrei metterci qualcosa, adesso vediamo. Questa spina a norme ISO, come vedete, spina originale. Sì. Qui devo smontare questo aborto e penso che gli metterò un po' di termorestringente. Restringente, il termorestringente. E anche la seconda batteria della telecamera sta finendo, quindi il termorestringente qua mi manca proprio la dimensione giusta. È un problema. Forse posso usare questo. Vediamo. Sì, prima glielo ficco così, poi glielo ficco cos'ha. E ora usando l'accendone termorestringiamo. Ottimo. Ho esagerato con l'accendone, ma va bene così. Ora sicuramente qui non entra più. Io già lo so. Infatti qui non entrano, ma perché c'è un pirlo scoppolato qua dentro. Allora, c'è uno sterco qui. Ora sì che entra. Ottimo. Non è proprio il massimo, eh? Non è proprio il massimo della sicurezza. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Invece forse ce l'ho fatta. Sì, l'ho fatta, ora stringere con la tenaglia. La spina è tornata sana. Speriamo che funziona. Perfetto. Molto meglio. E grazie alle viti di recupero recuperate tempo addietro, forse riesco addirittura a trovare quelle adatte. Infatti queste avvitano con una certa forza e forse ho bisogno di un cacciavite più violento. Sì, queste fanno presa nel ferro e quindi sto praticamente filettando il case con delle viti che secondo me sono proprio giuste.
sono a testa piatta, sono a taglio e provengono da apparecchiature degli anni 70 e quindi io userò queste. E come vedete riesco a filettare una chiusura. Certo, ci vorrebbero quelle a testa tonda, però potrebbero essere queste, ma sono a croce, sono brutte, sinceramente. Preferisco queste a testa piatta. Così le metto tutte e l'apparecchio diventa completo, per la gioia del mio amico che lo riceverà. Vedete, io avvito, poi torno indietro, poi avvito un po', poi torno indietro e sto facendo la filettatura nel mobile. Questa non entra. Perché? Perché è uno storpio. Un goccino di olio. Questa non vuole entrare. Come mai? Proviamo questa. Che cazzo ha questo buco che non vuole entrare? È forse troppo piccolo? Ok, proviamo utilizzando il metodo Stravinsky, e cioè l'avvitatore alla massima velocità, ovviamente, perché il cazzo si è spaccato. Questo entra qui? Sì, perfetto. Non vuole entrare e ho cesellato la vite. Ok, proviamone un'altra. Proviamo questa. In qualche modo sembra entrata, però non esce più. Perché? Perché è un ognomo mongoloide? Volevo fare le cose per bene, ma come vedete non mi è consentito. Non mi è consentito fare le cose per bene. È sempre richiesto l'odio. A questo punto qua sotto gli metto delle altre viti. Vediamo come fare. Io avevo lo strumento adatto. Ma non so dove porca è finito. Scomparso. Cerchi una cosa che non c'è mai. Hai voglia di sistemare. Sistemare di qua, sistemare di là, ma poi tanto non si trova mai un cazzo quando serve. Cane. Mai un cazzo. Non si trova mai un cazzo. Porco. Un cazzo, non trovo mai un cazzo. Ma come cazzo è possibile? Porco, avevo l'attrezzo per fare le filettature, scomparso, inghiottito dal nulla, mangiato, sparito. Porco, cane. Ok, altre viti. Le autofilettanti per il ferro che ho preso tempo fa, sinceramente mi sembra un po' eccessivo. Vediamo se riesco a mettere due di queste. Sono viti da case di PC. Ma manco queste si avvitano. Ma questo coso vuole essere violentato. Allora, questa vecchia entra? Sì, quindi lo spazio ce l'ha. Allora, questa deve entrare. Non ci sono cazzi. Porco. Io insisto. E io insisto. Pazzesco. Non c'è niente da fare. Sto rovinando viti senza cavarne un cazzo. Vediamo se il cazzo per filettare qua. Userò la violenza. Cercare delle altre viti.
ma io ovviamente non so più dove le ho messe le altre viti. Perché? Perché bastardo. 2 ore per cercare 2 viti. Bastardo. Bastardo. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Zitto, zitto, che forse ce l'ho fatta. Sì. Te, ce l'ho fatta. Guarda, ne cerco una uguale. Ed è quella che cercavo prima. Fatto. Toh. Queste piatte le mando a fare in culo. Qui. Questa non mi ricordo che cazzo è, ma la butto lì. E queste 2 piatte a fanculo qui anche loro. E ora l'apparecchio è chiuso. Abbiamo 2 viti sopra, 2 viti sotto. Lui appoggia bene. Ai. È chiuso. È sano. Lo riaccendiamo. Fa un ronzio dovuto al trasformatore. E a questo punto possiamo spegnerlo e metterlo da parte. Sarà mandato al nostro amico. Bello, ma non mi serve. Bello, ma ce l'ho già. Ho già quello di scuola radioelettra, che fa anche da modulatore audio. Quindi questo qui sinceramente non mi serve. Sarebbe un doppione inutile, molto bello da vedere, d'accordo. Però non ha possibilità di modulazione esterna. Io gli ho dato una tarata ad occhio così, muovendo l'indicatore centrale sui 900 kHz. E per adesso va bene così. Va sicuramente recappato.